mi ha fatto lo scalarione di vedere le mani, le cose. Prego. Abbiamo fatto tutto noi, nel male e nel bene, male i primi 22 minuti ovviamente, non andiamo sopra i 20, benissimo, devo dire quando contavo. Tutti e due abbiamo avuto un facile tiro per chiudere la partita, abbiamo sbagliato e dovuto finire punto a punto, Credo che sono discute tante situazioni, faccio fatica come sempre in partite toste come questa a capire il metro arbitrale, non ce l'ho con nessuno ma faccio fatica, certi contatti vengono fischiati, altri no, soprattutto sotto canestro, io non capisco, proprio devo dire non capisco. Al di là di quello mi preme la mia squadra in principal modo. E quando andiamo sotto nel punteggio ci sta che gioco in trasferta e vai sotto, non ci si può chiudere la vena e pensare di risolverla da soli. Il proprio che ha pensato, soprattutto i nostri americani, e parlo di Azzel, di Alan Ray, mettono troppo la palla ferma, diventa molto difficile. In più i nostri lunghi, con tiri aperti, li hanno sbagliati, ma ci sta, questa cosa qua, perché il tiro da fuori, se è ricostruito, va comunque preso. Nel secondo tempo invece, sotto i 20, sul 58-38, abbiamo pensato bene di fare le cose che sappiamo fare, e cioè di passarci la palla, di essere una squadretta di bravi ragazzi. E non di ragazzi bravi ancora. Quando capiremo questo, forse vinceremo partite importanti come questa. E forse quando recuperiamo la palla e non andiamo a prendere i contatti che non vengono fischiati, e diventeremo, quindi sarà il segnale che saremo un po' più adulti, ancora adesso non lo siamo. Grande rammarico perché tanta energia e tanto lavoro viene sciupato perché appena abbiamo sotto il punteggio smettiamo di ragionare e pensiamo di salvare la parte da sole. È un istinto naturale, ma l'istinto che nella pallacanestro non funziona. Domande? Grazie. La Virtus che ti aspettavi? È quella del secondo tempo, Luca. Io mi aspetto di giocare una partita intensa così, perché se vogliamo giocare questi benedetti playoff dobbiamo giocare di squadra. Non esistono le squadre che sotto il punteggio smettono di fare quello che hanno fatto per mezzo. Noi non possiamo inventarci la palla grande, non siamo noi quelli che l'hanno inventata né quelle che la inventeranno, quella modificheranno. Noi dobbiamo tenere le regole del gioco. Le regole del gioco ad alto livello presuppongono che la palla vada passata. A chiunque. Che sia bianco, nero, giallo, verde o blu. Se non si capisce questo nei momenti che contano diventa molto difficile crescere. E le percentuali sono le testimonianze. Senti, questa reazione ti dà fiducia per arrivare ancora più lontano? Mi fa un po' incazzare questo. Perché se tu sei quella squadra lì, allora devi vincere questa partita. Se siamo a squadra del primo tempo, che pensiamo già di andare al mare, allora devi andare a casa. E non presentarci di me. Sono molto duro perché tanto lavoro non deve essere verificato per dettagli che vengono dimenticati così, d'amblè. Come sono gli altri risultati? No, non è stato così. No, ma lì non ci sono. Non funziona? No, non però. Perso Cantù di 20, ha vinto Varese di 4, ha vinto Trento, ha vinto Capodogrande di 1, ha vinto Milano. Milano con Roma. Perso Roma, sì. Cantù giocava con Venezia. Tutto regolare. E domani c'è Orlino Pistola. Va bene, grazie. Hai altre domande?